Ragazzi, bentornati. Io sono il videogiocatore solitario e qui siamo su NHL 20, NHL 20. Siamo qui a giocare la prima partita di campionato. Si entra nel vivo, NHL, Boston, Dallas. Io direi di non perdere altro tempo. Anzi, tempo ne perdiamo perché per la prima volta faccio lo youtuber, quello figo, quello dei grandi numeri. Vi chiedo una cosa, ragazzi. Riusciamo a raggiungere i 10 like? Io non credo. Smentitemi. Cerchiamo di raggiungere i 10 like. E giusto perché siamo qui tra di noi, vi volevo far vedere, come avevo detto nello scorso episodio, se non ricordo male, non il player growth, ma le statistiche, lo skill tree, esattamente. Allora, io per adesso ho sbloccato questo. I due tiri, cannon shot 1 e 2, che mi hanno aumentato uno e due volte il wrist shot power e l'altro lo slap shot power. Poi da questa parte marksman, che sarebbe tiratore scelto, quindi l'accuratezza del tiro di entrambi, come vedete di qua, esatto. Come puck skill ho solamente il pass master, dovrei mettere soft hands 1, che mi aumenta il decking e il puck control. Sense non ho niente perché sono un po' un pirla. Skating manco, dovrei aumentare anche lì. Ho fatto questo Brown 1 che mi ha aumentato la potenza e la durability, sarebbe il valore di resistenza proprio fisica, cioè di non andare giù troppo. Difensivamente non ho sbagliato nulla. E come special ties ho solamente il long range shot. Ho un SP available, potrei spenderlo in backskating, quindi mi aumenta lo speed, mi aumenta di 3 punti lo speed, tantissimo. Così possiamo toglierli e metterli a seconda di come vogliamo, li dobbiamo prima ovviamente comprare. Medic, quindi mi aumenta di 5 la durability. E shot block. Ok, allora facciamo una cosa, dato che stiamo comunque giocando abbastanza bene in difesa, facciamoci un po' più completi. Compro anche il shot block, lo compriamo e lo abilitiamo. Bam, esatto, abbiamo sia long range shot shooting, che aumenta di 3 punti sia il wrist shot che lo slap shot, di 3 punti, possiamo togliere e rimetterli come ho detto prima, e appunto shot block, va bene. Quindi detto questo, ho perso un sacco di tempo per chiedervi i like, un sacco di tempo per farvi vedere lo skill tree, ci vediamo direttamente nel ghiaccio, Boston, Dallas, la prima, la giochiamo in casa. Benvenuti a Dallas, Texas, la prima di campionato, Dallas, Boston. Non perdiamo altro tempo, buttiamoci direttamente sul ghiaccio, partiamo titolare perché abbiamo fatto una pre-season abbastanza interessante e quindi ci vogliono far giocare subito titolari. Noi andiamo, non ci facciamo pregare, vediamo di fare una bella partita, subito in gol, voglio subito tiro schermato, quindi un'ottima scelta di tiro qua. Oh, mi sono fatto un po' fregare, peccato, restiamo concentrati, dai, su, almeno un gol lo dobbiamo piazzare oggi. Ok, ripartiamo subito in contropiede, vediamo uno contro uno, vediamo, benissimo, bello, no, era giusto, bellissima azione da parte nostra, del nostro compagno di squadra, no, troppo corto, di niente il passaggio, peccatissimo, qua però ci facciamo rivedere in avanti, perdiamo subito lo stick e facciamo fallo, prima di campionato, due shifting sul ghiaccio, buone cose e poi un bel fallo, benissimo, partiamo bene. Signori, vi ho fatto saltare quasi tutto il primo periodo perché non è successo niente finché noi rientriamo adesso sul ghiaccio, 2 minuti dalla fine, sotto di uno. Non l'abbiamo visto il gol perché l'abbiamo preso nel mentre noi non eravamo nel ghiaccio. Qui Sagan aveva recuperato un pack clamoroso, bellissima parata del nostro portiere. Peccato, non stiamo giocando bene, no, per niente, neanche noi. 2 minuti, andiamo a mettere un po' più di verve a questa partita. Anzi, vediamo di entrarci in questa partita. Ok ragazzi, rientriamo sul ghiaccio per gli ultimi 15 secondi, veramente un primo periodo rivedibilissimo. Noi non riusciamo a prendere a vincere, però qua sì, qui cerchiamo di passare dove non dovevamo passare, siamo 5 contro 4, un power play avversario. Abbiamo fatto veramente il primo periodo pessimo, un paio di tiri in porta, no, perché tirato così? Beh, mancava
un secondo alla fine del periodo. Ha fatto bene, è finito il primo periodo 0-1, un gol per Boston. Non ha fatto tanti più tiri di noi, 10-8, quindi sono stati semplicemente, si fa per dire, più accurati. Sono stati quasi un minuto in più in attacco rispetto a noi. Questo ha fatto molto la differenza, secondo me. Andiamo direttamente nel secondo periodo, testa in campo, e la possiamo ancora portare a casa questa partita, dai! Ok, qua riconquistiamo un pack in maniera importante. Vediamo se riusciamo a portarlo avanti bene per i nostri compagni. No, questo passaggio era perfetto. Era perfetto. Mamma mia, che peccato. Dovevamo far così perché eravamo troppo coperti. Non era il nostro lato d'attacco, che invece siamo ora adesso un lato d'attacco. Attenzione. Ma già visto? No, tiro gol. Sì. Pareggio Boston. 1-1, scusate. Pareggio a Dallas contro Boston. 1-1, Seguin, Tyler Seguin mette a segno il tiro, o meglio, mette in porta il pack dopo la respinta sul nostro tiro. Ce l'abbiamo fatta molto bene. Era fondamentale pareggiare subito all'inizio, più o meno, del periodo. Abbiamo fatto un primo shift praticamente vuoto, e adesso sicuramente meglio. E no però, questo pack doveva arrivarmi prima. Gol! 2-1! Primo gol nell'NHL, nella stagione regolare, nella regular season. Ribaltiamo una partita in quanto? 10 secondi? Ci siamo. Primo gol in questa stagione. Ci siamo, ragazzi. Questo è stato un grande passaggio del nostro compagno di squadra. Sicuramente abbiamo fatto un gran tiro. Angolato, preciso, letale, non forte, ma va a prendere all'angolino. Bello. Dai, ci siamo, questo pubblico invisibilio, dai. Ok ragazzi, rientriamo sul ghiaccio, punteggio di 2-2. Abbiamo seguito un gol un po' fortunoso da parte di Boston. Ora però dobbiamo, ve l'avevo detto che non era successo niente, dobbiamo tornare in partita. Siamo in power play per noi per i prossimi 20 secondi. Riusciremo? Sì, però me la devi passare prima, amico. Me la devi passare prima. Ero troppo in porta così. Dai. Miseriaccia porca. Non... Dai, abbiamo sprecato tantissimo. Ultimi secondi in power play. Sì. No. Però qua non vai. Qua non passi, amico. Ah, qui ho provato a spiaggiarlo, ma non ci sono riuscito. Ho recuperato un pack incredibile. No, che sfiga. Questi possessi vanno recuperati. Bello. Non si passa, te l'avevo letta. Ho provato il tiro angolato. Me l'hanno dato comunque buona scelta di tiro. Rientriamo in panchina. Un turno non bruttissimo. Potremmo fare di più, ma comunque abbiamo di certo dato il nostro. Però non ne abbiamo ancora fatto niente, purtroppo. Siamo ancora 2-2. Rientriamo sul ghiaccio, ragazzi. 3-2 Boston. Questo gol non l'ho visto perché l'abbiamo preso nei momenti in cui abbiamo simulato la partita prima di rientrare sul ghiaccio. Male. Recuperiamo bene il pack qui sul face-off. Dobbiamo assolutamente andare a pareggiare. Adesso mai più. No, amico. No, amico, ma che diavolo hai fatto? Questa è una buona azione. Che parata ha fatto sulla traversa. Luck. No, me l'ha toccata, bastardo. Sei un infame. Ti aspettano le lame. Qui ho perso un pack bruttissimo. No, che azione, ragazzi. Dovevamo buttarla dentro. La sentivo dentro. Oh Jesus. Peccato. Che spreco, peccato. Finisce così anche il secondo periodo. Sono ancora davanti loro, 3-2, è sempre un gol. Siamo lì come tiri, ci siamo molto più avvicinati come tempo d'attacco. Abbiamo attaccato molto di più noi, quasi un minuto in più rispetto a prima nel periodo, ma purtroppo hanno fatto veramente ben tesoro di tutti i possessi che hanno avuto in attacco. Noi un po' meno,
dobbiamo concentrarci, un gol e un assist per ora, ma io voglio il secondo gol, voglio pareggiarla e perché no, provare a vincerla, dai! Entriamo in partita con questo tiro che è finito fuori di poco. Ah, questo glielo ho tirato dritto, che pirla, che tiro brutto, cavoli, no, ha fatto una grande parata, il primo tiro ho provato a angolargliela dal lato opposto, vedete, allora, mamma mia, non so se col guantone, con la stecca, incredibile, che parata era all'angolino, bravissimo lui. Dobbiamo ancora cercare di pareggiarla questa partita, mi hanno detto. Qui proviamo un tiro da deviata di un po', pochissimo veramente, però davanti stiamo giocando molto meglio, mi piace, possiamo ancora provare a portarcela a casa, come ho detto prima, Madonna Santissima, di poco, devo fare l'altro tipo di passaggio, quello un pochino più alto, perché qua era giusto, attenzione, qua ci siamo, per terra ci siamo, vabbè, ok, stiamo tirando come dei pazzi in porta, veramente stiamo tirando veramente tanto, abbiamo ancora 16 secondi di power play, quindi vediamo l'ultimo tiro, cioè che ci hanno deviato in maniera sempre un po' fortunosa, però bravo il portiere, non stiamo giocando male, infatti abbiamo raggiunto quasi tutti i nostri obiettivi a parte nel team play, siamo lì, però dai, manca ancora tutto un periodo, dai, su ragazzi. Gol! Stavolta il tiro non l'ha trattenuto! Altro assist! Altro gol su ribattuta! Sì ragazzi, l'abbiamo portata a casa, cioè l'abbiamo portata a casa a pareggio per ora. Tyler Seguin, grandissimo Tyler, qui vedete il tiro, sono riuscito a muovermi per far finta sinistra, mi butto a destra, tutti gli altri giocatori sono andati a sinistra, io mi sono liberato lo spazio per il tiro, che non ha trattenuto, ma era lì a un centimetro, l'ha dovuto solo appoggiare la tapin vincente e l'abbiamo portata a casa, il pareggio è nostro, 3-3 ora, sempre più concentrati, ce la possiamo fare a portarcela a casa, non è impossibile. Ok ragazzi, torniamo sul ghiaccio, 3-4, i nostri compagni ce l'hanno fatta nel momento in cui noi siamo stati in panchina, abbiamo anche fatto un altro fallo, altri 2 minuti che abbiamo passato per un tripping stupidissimo, veramente stupidissimo, però l'importante è che i nostri compagni riescano a fare quello che debbano fare, ovvero portarsi a casa le partite anche da soli, adesso ci portiamo in avanti, possiamo fare qualcosa di interessante, se io magari tiro 10 minuti prima, qua se invece che fare Venezia la passavo in mezzo, vado da solo, a un millimetro dalla porta vuota, Seguin, sarà la prossima volta, mannaggia a te. Ragazzi, torniamo sul ghiaccio, 2 shift interessanti per quanto riguarda la difesa, quindi non ve li ho fatti troppo vedere. Avete visto bene, 3-5, altro gol fatto dai nostri compagni di squadra mentre eravamo in panchina, quindi sono abbastanza tranquillo che questa partita forse ce la siamo portata a casa. Dai, forse ce la siamo portata a casa. È stato faticoso, ma è stato bello entrare nell'NHL. Assist, gol. Doppio assist se non ricordo male, tra l'altro, quindi insomma interessante esordio per la matricola, draftato numero 18, qua ha provato a fare qualcosa di strano, non so che di squadra, ma niente, vabbè, torniamo in difesa che è meglio, va. Ci è mancato poco, ragazzi. Sono stato in silenzio, vi ho fatto vedere questa piccola scena in silenzio. Ci è mancato poco che riuscivamo a fare un altro gol, un altro assist, mannaggia. Probabilmente la partita finirà qui. E infatti finisce qui. 3-5 per Dallas. Se la siamo portata a casa, molto bene. Sono molto contento dell'esordio. Un gol e 2 assist. Cerchiamo un esordio del genere. Importante. E sicuramente ci siamo fatti vedere subito da tutti. Non siamo qui per fare le matricole, siamo comunque per fare i comprimari, ma vogliamo essere protagonisti. Peccato per team play. Mancava un poco, ce l'avevamo anche fatta arrivare a B-,
Purtroppo abbiamo fatto un paio di, vedete, quegli sticky infraction che ci hanno un po' fregato. Va, vabbè. Ok, ragazzi, siamo di nuovo qui in questa schermata. Come vedete, una partita giocata, un gol, due assist, 3 punti totali. E siamo quindi team leader di punti. Molto bene, perché era lì che volevo arrivare. Io penso che vi farò vedere anche la seconda partita. No, non volevo fare edit player, mannaggia te. Allora, scusatemi la piccola interruzione. Sto decidendo se e quali partite farvi vedere. Io sinceramente vorrei comunque farvi vedere la partita con St. Louis, soltanto perché comunque sono una squadra importante, avendo vinto la Stanley Cup la scorsa stagione. Hanno vinto anche loro la prima all'overtime. Quindi bene, quindi ok. Diciamo che sicuramente quella ve la farò vedere, poi prenderò delle decisioni, vedrò nei prossimi giorni cosa proporvi e cosa no. Voi fatemi sapere sempre con un commento se il video vi è piaciuto, anche il like è molto importante, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e condividete il video con chiunque possa piacere NHL. Sto vedendo che su YouTube in generale, YouTube Italia intendo, non lo sta portando nessuno, a parte un altro youtuber, un mio caro amico. Sono un moderatore del suo canale sia qui che su Twitch, Ale Miracle. Vi invito a vedere i suoi 2 video. È ovviamente molto più bravo di me a fare queste cose e fa anche numeri un pelino diversi dai miei. Però detto questo, diffondete sicuramente a chi possa piacere questo genere di video e questi generi di giochi, perché vedo che comunque su YouTube Italia non c'è nessun altro oltre noi due, e quindi sarebbe bello vedere una crescita del canale anche in questo caso, anche in questo senso. Se poi ovviamente vi possono piacere gli altri contenuti che sto portando, e sempre è comunque molto gradita la vostra azione nei miei confronti, quindi fare condivisione, iscrivervi, lasciare like e commenti. Detto questo, io sono il videogiocatore solitario, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio.